Ci hanno mandato un video di quando conducevi, credo, Attenti a quei due, indimenticabile Eros con Matteo Pelli. Ah, come no? C'è su YouTube, tra l'altro, è stata una delle puntate più incredibili della storia di quel gioco. Possiamo dire che era infame chimica totale? Ma allora, diciamo che era il momento di... Tra l'altro lui ha chimica cambiato sicuro. Completamente, è un ultra trailer, corre. No, sì, 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 è un tipo spettacolare. È vero. Sì, sì, abbandonato sì. Le Rizla. Allora, siamo anche in diretta in televisione, non toglierti i capperi che appiccichi sotto il tavolo. Bravo. Oggi abbiamo, io mi inchino dinanzi a cotanta potenza, autorità, sapienze, tutto quello che finisce in enza, il bel direttore mega galattico Matteo Pelli, buongiorno. Ma grazie. Non è vero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, che piacere essere qui, è un vero onore, prima bugia della mattina. Allora, Casolini, fai l'introduzione perché voi siete succubi, molto genuflessi, mentre io ho coraggio, quindi ti prendo come una persona con una testa, due gambe e due braccia. Dagli a trarre al Nicolò un attimo. Ho preso l'acqua di Pietralcina stamattina. Andiamo. Però non si può cominciare allora, così. Possiamo definire Matteo Pelli, dalla vostra parte, un apostolo? No, come assolutamente. Un apostolo. Noi siamo gli apostoli umili, quelli proprio che all'ultima cena erano in fondo al tavolo. Allora, per loro sei un po' come la nebbia di Lost, hai in mente? Sì. Cioè, loro hanno questo timore reverenziale, si sentono molto chini, hanno questo sacro rispetto per la gerarchia, non capiscono che tu comunque hai anche te i tuoi momenti, no, anche te magari ogni tanto sei lì con una birretta che ti domandi chi sei, dove vai. No, sei astemio, scusami. Cominciata molto bene, okay. Però bello, avete questo ritmo. Allora, sì, molto frizzante. Allora, loro hanno preparato una canzone per accoglierti, che è una canzone di pura genuflessione, come se fossero sui ceci. Mettiamo la base, per favore. È una canzone dedicata a te, Pelli. Come se tu fossi, esatto, Pelli, come se tu fossi semidio. È veramente una tragedia. Tu fossi metà Pelli e metà qualcos'altro. Ciao, salutiamo, ciao Matteo. Grande. Pelli cammina per la strada senza nemmeno toccare mai a terra. Ciao. Pelli sa camminare sopra l'acqua e ha la vita eterna. Pelli moltiplica pesce e il pane, sa prender like con le stories del cane. Va in panda a lavorare. Pelli poi basta che tu lo faccia volare per ogni sua sneakers o Air Jordan. Per ogni sua vacanza in Leventina. Sì. Basta far salire l'autostima. Bravo. Bravo, bravo. La 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 la. La 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 la. Aspetta che non è finita. No, no, per carità. Per carità di bellissimo. Pelli. Guarda che bel direttore, Josh. Guardinati al tuo superiore. Entra adesso. Pelli conosce mezzo mondo a Lugano, Lugano. E piace alle tipe, questo ha scritto lui, Viene a Bellinzona raramente, ma sposa l'Eleonora, l'unica volta che è andato. Poi pian piano fa le sue storie, sulla sua vita e sul programma siamo fuori. Un gatto che aumenta i suoi mi piace. E a petto nudo come un bronzo di Riace. Perché seguaci se no se ne vanno via. È tutto un algoritmo sopra casa mia. E tu sopra casa mia. Stupendo. È tutto un algoritmo, eh. Prego, non è maestro. Finita, Attenzione. Ma forse Pelli è proprio questo il senso del tuo postare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine di comandare. Forse alla fine di una tua storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i tuoi commenti e non cancellarli da questo status per vivere davvero ogni commento senza nessun occultamento e come se fosse l'ultimo. Allora ci fermiamo. Sto male. Commosso. Ok, ci prendiamo un attimo di pausa, torniamo tra un attimo.
Allora, era deferente abbastanza la canzone nei confronti di Matteo Pelli, naturalmente qualcuno dirà troppo, però l'artista, anche conosciuto come Nicolò Casolini, si è espresso sui suoi livelli top. Sì, sì, geniale, diciamo un po' il... Geniale, se vuoi, calma, un po' bravo. Il Fontana di Rete 3, cioè tagliava, precursore, lui taglia in questo modo con le parole, col vocabolario, è un ottimo Casolini. È un Casolini che è in forma. Allora, per Diamo te... Matteo... No, non c'entra niente. No, c'è la quindicesima, ma per Matteo Pelli, se si vuole, si può. No, vogliamo ricordare, sì, scriveteci le domande, se ne avete, sulla vita privata di Matteo Pelli. Adesso sulla vita privata, tutto il resto non interessa. No, anche sulla zia. È entrato un po' alla mammone, però hai visto com'è diventato. Allora, volevo raccontare, posso raccontare una situazione? Come no? Mi sono presentato, io mi sono presentato con una Kiwi, cioè quindi camicia bianca, sì, per chi evidentemente non guardasse in televisione, e una Kiwi. Mi sono presentato, questi tre sono. Allora, un Casolini abbastanza elegante, ha detto, ah guarda, c'ho un po' giù la voce, perché lui dovete sapere che ha questo problema di ipocondria che lo forte, segue, vero, dalla, sì, mattina alla sera. E dall'altra altri parte, problemi anche, altri problemi. Questo è vero. Dall'altra parte, i due giovani ragazzi sono in camicia e giacca. Ho detto, scusate, ma sono arrivato a Falò oppure facciamo la mattina del villaggio di Rete 3? Sai, sono che... qui impeccabili, profumano. Mi sento veramente accolto da, come dire, sembrava di essere all'entrata dell'UBS. Io voglio ammettere che del mio deodorante, che costa 3,50 la Coop, ne ho messo un chilo più o meno. Allora, domenica devi sapere che dopo la trasmissione da Carla, Paolo ci ha guardati e ci ha detto, ragazzi, però dobbiamo tenere una linea, o vieni sempre in giacca e cravatta, o vieni, sì, sempre vestito come uno scappato di casa. Abbiamo scelto, però state bene, lo stile mammone, grazie. Devo dire che state bene. Grazie di cuore. Sentiamo un commento sul brano di Casolini. Ci sentiamo. Uela, ragazzi, allora, per la valutazione del primo brano direi che siamo tornati un po' come ai tempi della Comaneci, che quando doveva prendere il 10 gli strumenti non erano ancora pronti per dare il 10. La ginasta, grandi, buona giornata a tutti. Grande, ciao, ciao. Ginasta rumena che prese fu la prima a prendere 10-0-0. Grazie Nadia, ringraziamo Comaneci. Nadia, allora, intanto facciamo un passo indietro, ci sono le domande di Guglielmo, un passo avanti o indietro, probabilmente indietro. Vuoi raccontare come usi Instagram poi? Dopo lo racconto. Okay. Mamma mia, che anziano che sono. Partiamo da 2 settimane fa, è successa una bella cosa qui allo studio non radio. Non volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. Questo era San Giovanni, 2 settimane fa qua allo studio radio, vuol dire che la RSI finalmente può ricominciare alla grande con l'auditorio Stelio Molo, sì, pieno, certo, a riorganizzare gli eventi, ma anche inventarli, proporli. E certo, questa è una base importantissima per la nostra azienda, il fatto di avere il contatto con il pubblico e poter offrire degli eventi unici in qualche modo. San Giovanni è venuto, ha parlato, ha raccontato, e c'erano da bambini piccolissimi fino a genitori scatenati, e trovo che questo sia un po' anche il senso di un servizio pubblico, riuscire a dare delle occasioni che sono uniche, sì, che sono bellissime, e questo è un po' anche il messaggio che comunque si vuole dare, si vuole tornare con il pubblico, nel pubblico, a fare delle cose insieme, anche con nomi esclusivi, perché San Giovanni, che è l'idolo dei miei figli, sì, oggi è primo in tutte le classifiche, è arrivato con grande umiltà, si è messo a disposizione del pubblico. Posso toccarti? Beh sì, fai, okay, pure. Come ti senti? Bene, bene. No, io volevo toccarti per dirti che tu, quando eri dall'altra parte del lago, a Melide, sì, comunque avevi questo talento anche nel crearli, gli eventi, eccetera, perché bisogna, sì, invitare degli artisti, ma anche inventare cose nuove. Sì. Noi ti proponiamo una cosa, poi ti piace, non ti piace, fai te che non hai... mi piace. No, aspetta, aspetta. Allora, noi abbiamo pensato, un po' come nei romanzi dei bambini, che c'è una giornata dove si scombina tutto e ognuno cambia ruolo, no, Casolini? Facciamo la proposta. Allora, noi abbiamo fatto così, ma abbiamo chiesto anche al pubblico dove vorrebbe vedere le nostre vedette, non nel loro posto abituale, non nel loro posto abituale. Prenda nota, direttore, a Strada Regina vorremmo vedere Rosy Nervi. Volevo dire che il direttore è Timbala. Sì, 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 no, cioè, sì, direttore dei programmi, ma è un po' come Berlusconi, esteso, che non è più presidente del Consiglio. Per osmosi, per osmosi. Chiamiamolo direttamente. Cosa vuol dire osmosi, che deve andare su Google a cercare. Chiamiamolo, prego, direttamente Gesù. Palmelli, significa che tu sei Nicolò Casolini, ma potresti essere benissimo un personaggio vero della Swiss Miniature. È vero,
Carla Norgauer al telegiornale, senza prompter, a inventare le notizie. Allora, un primo aprile così, al di là di tutto, sarebbe bellissimo. Come sarebbe bellissimo cambiare le voci radiofoniche tra la 1, la 2 e la 3 sì. il primo d'aprile. Ve lo immaginate? Ma sì. Io, diciamo, la capacità di andare su Rete 2 a parlare del filosofo Kant ce l'ho. Però non parlavamo di te Pensa Gianni Clericetti che viene qui a imitare Bolzani, per dire. No, ma Clericetti, Bolzani nel sì. morning su Rete 3. Sì. Tu non è vero, no, spettacolare. No? A Radio 3 tu avevi i Venturas, noi ti proponiamo i Galfettis, sì. Michele e Leila. Fantastico. Per fare la conduzione della domenica sportiva, Lorenzo Mammone, che insomma è abbastanza prestante fisicamente, tipo quello, il maggiordomo della famiglia Adams, gli faremo fare lo yoga al mattino. Quello Mammone con una mutandina. Quello come... sulla 2. Bravo, quello... sulla 2, sì. Poi al posto nostro mettiamo la casa degli animali di Lara Montagna, c'è tanto non cambia che però niente. La gente non sente la differenza. Non sente la differenza. Però le cose più audaci sono un programma di bellezza ispirato e condotto da Paolo Guglielmoni e alle 3 di mattina Enrico Carpani che fa dei monologhi. Io me lo vedo, lui me lo vedo. E tanto li fa lo stesso. No. Salutiamo Enrico, Carpani. Salutiamo, è un grandissimo. Ci starà ascoltando mai? No, ma sì, Enrico allora. Carpani a quest'ora sta leggendo la Gazzetta dello Sport dopo aver letto il Corriere del Ticino, il Corriere della Sera. Tutto. No, no, però Enrico è un collega, devo dire, super piacevole. Siamo senza rete, andiamo ancora con le domande di Guglielmoni. Ti abbiamo messo il sottofondo del 1900 Cifola di Attenti a quei sono due. Pronto. Fa sentire? Sì. È quello, né? Sì, hai ragione, mi sa. Io mi ricordo poco. Sai no! Io guardo sempre avanti, non guardo indietro. Veramente i parallelismi tra la tua storia e quella di Gesù sono veramente sempre di più. Sai che... No, senti Matteo, allora aspetta, prima domanda. Vai. Tu mi vedi più A, artista, B, cugino del Poppy, C, non mi vedi? C. Tu sei diplomato belle arti a Brera, Milano. Ok, potremmo definire Casolini un'opera di art brut? Molto bella, direi piuttosto arte povera. Avanti. Allora, tu avevi... Balmelli invece sembra un'opera di Botero da vedere. Bravo. Guarda che questo è... Shaming. È bello farlo contro Balmelli e contro Casati perché fisicamente si presta. Allora, sia sui media che per chi ti conosce personalmente, tu sei un ottimista, come dici, guardi avanti, è sempre una bella attitudine nella vita. Sì. Non c'hai mai dei momenti, come si dice in dialetto, in cui sei su turno, dove prendi la testa tra le mani e dici oi 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 Matteo? Ecco, proprio con quella cantilena lo faccio un po' più rap, tipo oi 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 Matteo, oi 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 Matteo, oi 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 Matteo. Ecco, però oi. Capita, sì. Bello. Tu sei partito nella comunicazione con un tuo amico disagiato con cui facevi rap, giusto? Sì. Come vi chiamavate? Allora, ci chiamavamo il clan con sì. Maxi B, non so se intendi quello. Non avevo visto un altro, scusa Maxi B. No, non è giusto, cosa ho fatto? No, avevo visto delle immagini che era un altro. Ah, vecchissimo, Cane Posse. Ecco, Cane Posse. Ah, Cane Posse. Sì, sì, no. Allora, poi ci sono stati John Doe dove suonavo la batteria fuori tempo. Ho una storia musicale di insuccessi incredibile. Sì, sì, sì. Senti, ti tocco ancora sempre perché... Continua a toccarmi. Sì, e peraltro ha la mano gelata. Sì, ma poi si vede che è teso. Sì, sì, oh, tipo serve. C'hai un'energia, sei come una termopompa, zio, grandissimo. Allora, ti volevo chiedere, è vero che il vostro primo singolo con Cane Posse era Basta Tipa? No. Era praticamente un'invettiva che non volevano più legarsi. No. Basta Tipa. Basta. No, no. Non c'è mai stato. Ok. No. Tu, quando ti guardano... Non c'è mai stato. Mi ricordo che era tipo Siamo scappati dal canile municipale, il primo brano, ed era una cosa di una tristezza e poi, assoluta. Ti ricordi come faceva? Perché era tipo Siamo scappati dal canile municipale, ora non ci resta altro da fare che raccontarvi la nostra storia che ci dà parecchia gloria. E poi il tipo del canile, un tipo un po' scurrile, e poi non mi ricordo. Però bella, avevo 16 anni. Sì, meglio dei pezzi di Balmelli, era 3 anni fa. È più bella questa di Basta Tipa, però sì. Io sono sicuro che loro Basta hanno fatto... Tipa possiamo anche improvisarlo. Sì. Allora, aspetta, mettiamo un'altra atmosfera più intima. Cioè, trattiamo male domanda. Gianola, fai vedere che comandi tu, lo tratti che male. Poi Gianola musicista vero. Infatti, ha suonato con gli Squadre Malvagi, Sepoltura. Di zero gradi, insomma, uno che ha fatto con i l'ultima gradi, domanda, gradi. Perché qui siamo fuori rete. Allora, tutti quando ti guardano pensano che tu abbia fatto un patto con il diavolo, perché sembri sempre un ragazzino, ma hai, diciamolo, 54 anni, 6'3". No, 44. Allora, rifaccio la domanda.
Tutti quando ti guardano pensano che tu abbia fatto un patto col diavolo. Sembri sempre un ragazzino, hai 44 anni. Giusto. Non so più come andare avanti, mandiamo una canzone. Dai, ma era bello. Sì, ma basta tipa, dobbiamo farla. Basta tipa. Se c'è qualcuno che l'ha sentita 30 anni fa, ce la mandi o ci dica qualcosa. Basta tipa. Pelli e Cane Posse, l'altro. Allora, con Matteo Pelli da noi in studio c'è chi ci scrive che Bello Figo si è ispirato per la sua musica a Basta Tipa di Matteo Pelli. Bello e Figo, Posse. Terribile Bello Figo. Abbastanza, messaggi un po' controversi. Poi ci arrivano dei messaggi appunto sul Pelli giovane, io me lo ricordo il Pelle, scrive tra l'altro uno solo, Pelle, ai tempi del clan l'ho conosciuto giovanissimo. Sì. Ci scrivono ancora anch'io, ho conosciuto Pelli ai tempi del clan, non ho foto da girare perché... ai festini avevano le Kodak e sì, si è vero, era... c'erano quelle... Quando cominci a ragionare così è un problema, però è vero, era il periodo in cui evidentemente c'erano le macchine tipo quelle che adesso trovi i matrimoni raramente sul tavolo per farsi... Spiega magari a Balmelli cos'erano le Polaroid. Allora, le Polaroid erano delle fotografie, tu schiacciavi, poi a un certo punto usciva la fotografia, tu la tenevi con le due dita e facevi il giro, uno, due, mai più dei 180 gradi. Si imprimeva piano. È il modo di Guglielmoni per scusarsi del fatto che lui non sa usare Instagram. Possiamo fare, e dopo cos'è parliamo. Chiesto prima di andare in onda, no, cosa hai chiesto al direttore? Perché io sono veramente anziano, perché riesco a mettere sulla mia storia, quando c'è la freccetta su Instagram, riesco a buttare sulle storie, invece lui continuava, il direttore, il vice direttore o Gesù, quello che è. Continuava. Tu mi taggavi continuamente, io non riuscivo mai a condividere. Allora, Paolo Guglielmoni non è capace a condividere una story. Potete trovarlo su Instagram, ma anche no, effettivamente. Paolo, sono le foto di un _ Guglielmoni, perché c'era qualcuno che voleva il profilo ufficiale al posto suo. Mi chiedo chi. Ed è bellissimo perché sembrano le fotografie, non lo so io, di Locarno Monti o non so, tipo di Trek Ticino, roba di questo tipo. C'è solo Guglielmoni con delle montagne e sembra che lui lavori poco, questa è l'unica cosa vera probabilmente che abbiamo raccontato. Ma i filtri giusti, non quelli che dicono usa loro. Usa i filtri, c'è lui che devo dire è un ragazzo comunque di bella presenza. Si è, no, ultimamente si è fatto. Sì, no, beh, ma già prima si è fatto. Si è fatto tanto, ragazzi. No, ma soprattutto quando va al tennis. Io vedo Guglielmoni comunque molto più slanciato, a questo occhialino un po', diciamo, da intellettuale. Ma basta toccarlo, che c'ha le dita come i serve, la pianta. No, ma beh, parli te che hai due cioppi da porcellino. Ah, non toccarlo più. E mi dice, ah, come faccio a rimettere una story? Si è detto, guarda, entra nelle stories. Adesso lo facciamo in diretta. Com'è il codice del tuo telefono? Dai, dacci il numero in diretta. 0222, aspetta. Ok, l'ho fatto. Ok, allora, questo qua quella lì è Spotify, però devi andare su Instagram. È l'app quella lì. Sì, okay, sì, apri. Sì, sì, allora, no, vai sulla freccetta in alto a destra. Ok, vado. Okay. A un certo punto vedi che c'è... Pelli ti ha menzionato. Esatto, cosa fai? Allora, schiacci il blu sotto. Questo. Ma è una roba fuori di testa, raga. Posso dire una cosa? C'è un bel messaggio. Sono chi col menonu. No, ma è una cosa, guarda, ma è impressionante. Guglielmoni, qual è il blu? Ti tolgo il follow. Andate a vedere. No, non andate a followarmi. Ma non è possibile. Dai. Dai, allora, guarda qua. Aggiungi alla storia, c'è scritto. Aggiungi alla storia. Tu schiacci. Fai il maestrino. Ok. E poi la tua storia. Sì, va bene. Lo facciamo? Sì, posso farlo io, però. Aspetta, andate sul profilo di Guglielmoni. 3, 2, 1. Vai. E l'hai messa. Bravo, Guga. Facciamo un applauso. Bravo, Guga. Mettete un applauso, per favore, Finto. Ma che hai, Paolo? Invece ci scrive Pino. 48. Pensavo di 51. Pensavo di più, comunque. Sai chi ci scrive? Pino, che per un anno intero ha ascoltato fuori controllo perché suo figlio tempi era un grande estimatore, soprattutto il tuo rapper. Sì. Allora, proprio per il rap, facci un rap, un freestyle, perché su tu so che sei capace. Balmelli, cinque mesi fa vendeva assicurazioni e adesso... Allora, Balmelli vendeva assicurazioni, ora qui a triturarci un po' i... Che cosa? Labroni, quelli di cui sto parlando perché sto rappando, sto improvvisando nello studio di Rete 3, lo facciamo io e pure te. Se siete nei casini li risolve Casolini, ma se invece avete un problema con Tony Baloni, al mio fianco c'è Guglielmoni, che quando usa internet sembra un po' un nonnino. Non preoccupatevi, è comunque original ticino, cammina su tutte le montagne, un po' le spacca e ricordatevi che c'è anche la filastrocca del Ponte di Baracca, ma quando vado avanti muovo un pochino i fianchi. Siete tutti quanti ad ascoltare
ascoltarci, non vi lamentate, prima o poi arriverete ad ascoltare questa musica senza sorridere o senza ridere o senza andare per forza da un'altra parte. Sapete cosa dico? Prendi l'arte e mettila da parte. Quando vedi Paolo Guglielmoni con questi occhialini ti dici wow, mi sento bene, siamo tutti inclini ad andare avanti, ad essere coraggiosi. Vi dico, vi salutiamo, sono pomeriggi belli e non uggiosi. No. Tu pensa che nella stessa azienda lavora Pelli e ci lavora Balmelli, vado via. No, vado via. Lo so. Mettiamo la canzone, qui è partito Patichiari, chiedo scusa. Sono un po' arrugginito. No, però sei stato bravo, perché ho capito perché hai fatto tutta la strada che hai fatto. Bravo Matteo. Sono un po' arrugginito. Ma tutt'altro, sei stato bravo. Mettiamo Gerusalemme per Matteo Pelli che la balla qua anche sulla 2 e poi torniamo con il villaggio di Rete 3. Ricordiamo che questo è il suo luogo di nascita, ricordiamolo. Eccoci. Per accendere il microfono devi schiacciare questo tasto rosso. Ma Guglielmoni, fai radio da 76 anni. Allora, è nata prima la radio o Guglielmoni? Ma prima Guglielmoni. Okay. Un attimo fa mi hai detto che sono smart, adesso mi dici che sono gnecco. Gnecco. Sono gnecco. Allora, se vuoi chiamiamo Gnecco. Sono già bollito. Andate quanti ricordi con Pelli che rappa. Io vittima dei CD di Pelli in auto a suo tempo con tre figli maschi. Fuori controllo era stato così, sì. Pelli alla batteria allo studio Foce con la maglietta del Cagliari, sponsor Pecorino Sardo. Vero. Non ricordo la band, ma suggerisco un feat con i Delfinosauro. Allora era John Doe e in quell'occasione specifica suonarono a Lugano i Sangue Misto, che erano un gruppo rap strepitoso, probabilmente il gruppo rap degli anni 90 assolutamente più importante della scena italiana, capitanati da Neffa. Sì. Hanno fatto un album solo ed era l'album della storia, sono arrivati a Lugano, era tutto straesaurito e noi abbiamo aperto, non con grandissimi meriti, ma è stato un momento bellissimo. Grandissimo Matteo, un piacere risentirti. Ecco, questi non leggiamoli, sono i miei parenti. Sono sempre... Ecco, ma leggiamo anche messaggi controversi, perché sennò veramente sembra l'unto del signore. No, signor. Ci scrive, aspetta che ce n'era uno bello, di lui che andava a ritirare la posta. Ah, e di Pelli scrittore? Chiedono? Si ricorda nessuno, no, direi non dire che la risposta così. È data. Io non li ho dire tutti così. I libri, scrivono. Sì, no. Quattro, ne ho scritti quattro. Però va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con una sigla. Abbiamo delle... Ecco, questo è Patichiari. Allora, ho una domanda su Patichiari. Sono pronto. Però non la trovo più perché sono anziano. Io sono un grande fan di... Se vuoi ti tengo su un po' intanto. Quando vedi... rimettiamo la sigla per favore di Patichiari, che basta, mi piace. Ma a me basta, piaceva. Ma sei noioso. Sì, ma Patichiari è quella trasmissione, scusami, io non seguo l'RSI, è quella trasmissione condotta da Mammone, sì, che ha tutti quelli inviati con i nomi strani? Sì, sì. Tipo Rao, Steli. Che fa circa il triplo degli ascolti di quelle che fai tu di solito. Mammone che forse viene Mammone. Allora, lui è grande Mammone. Eccezionale. Grande Mammone. Allora, non sapevo facesse TV. Grande Mammone. Quando vedi Patichiari da casa, Matteo, e c'è Mammone in conduzione, qual è la prima associazione di idee che ti viene in mente? Allora, A, Robocop, B, comunque un film di fantascienza abbastanza marcio. Io direi A, Robocop. E tra l'altro quando guardo anche i suoi movimenti, come l'intro che fa, come riesce ad arrivarci, eccetera, mi dico sempre... Ecco. Praticamente perfetto. Ecco, ma io ti posso dire che mi manca terribilmente Fanciola, che era quello che entrava dopo che Mammone urlava Lorenzo. Ecco, da Gorduno, l'uso di Facebook nel sopraceneri non è ancora ottimale. Per contro, Paolo da Lugano scrive: via altri a capire su mia la tecnologia. Tecnologia. Allora, ti posso fare una domanda scomoda sul tuo ruolo di direttore dei programmi? Con grande piacere. È vero che il cane Peo ha cagnato a Motta la marmotta? Beh, allora, Piotta la marmotta è un nuovo programma per bambini molto bello. Alessia Maestrini, Giotto Parini sono due fortissimi. Il Peo è intramontabile. Però la domanda che faccio è: il Peo è più per i grandi o per i piccoli? Perché ormai il Peo is the new gatto Arturo. È vero. E il gatto Arturo ce lo ricordiamo noi, che ormai siamo un po'... Se là, un po' âgé, come direbbero le français. Ma devo dire che Piotta la marmotta è una grande creazione. Ti piace? Molto, ma poi la RSI adesso, fuori dallo scherzo, ha una tradizione veramente... Sui bambini, 40 anni. Che ci sono anche i messaggi di Balmelli dopo, ce lo io, stai dimenticando. No, io volevo... Devi dimostrare. No, assolutamente. Mettila. Prego Balmelli. No, io volevo solo sapere se dopo questi primi mesi dal tuo ritorno in RSI, Matteo, a parte lo show più piccolo del mondo, ci sono altre cose che non rifaresti? Allora, il grande flop dello show più piccolo del mondo, ma devo no, dire... A regole, le ho belle.
Però vi devo dire una cosa, programma abbastanza inguardabile, ne abbiamo parlato a lungo con Nicolò, è stato frustrato. È stato comunque bravissimo a mettersi in gioco, ci ha provato, dimostrando tutti i suoi limiti. E allora, storia della sua vita. Cosa ho detto? Possiamo continuare. Attenzione, questo intervento? Ascolto altissimo, programma. Ascolto altissimo. Incomprensibile, l'abbiamo detto tante volte con Nicolò, però è stata un'esperienza che servirà all'azienda. E ricordatevi, pigliavano per il Mondelli quando facevi i girasoli. Però molto bravo, hai fatto un paragone basso, bravo, solo con Van Gogh. Sì. Ma quello che voglio dire è, ricordatevi che radio in televisione per provare si può anche sbagliare. Ed è fondamentale. Benissimo. E questo ci regala un grande insegnamento. Altrimenti non sareste qui. Una mozione d'ordine quando parla il per estensione il direttore Titas, no? Allora, l'ultima domanda di questo intervento: Casolini è A, cringe, B, gnomo, C, Casolini è in ogni cosa, in me, in te, in Joas, negli alberi, nei fiori, nelle palizzate. La C si sente, però si vede, ma proprio, si vede nei lampioni. No, dopo leggiamo. Ah, no, ancora una bella. Fammi il Guga, sta tranquillo. È vero che da ragazzino Matteo Pelli è andato a Boots Fizz Quiz a cantare gelato al cioccolato? Dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, io te lo Anche Mika ha dedicato la canzone al nostro direttore Grace Pelli, quindi non è direttore Timbal, no, tu ci tieni a dirlo, no? Troppo sì. Ma per estensione abbiamo detto, però abbiamo un'altra voce dell'autorità alla quale ci inchiniamo dinanzi. Ci ascoltava, ma non ci credo neanche. Ci stavo ascoltando perché mi ha scritto, quindi ha detto lo dobbiamo chiamare in diretta. Enrico Carpani, ciao Enrico. Ciao Nick, buongiorno a tutti. Ma non è una bugia. Sì, ascoltando. Ma Enrico Carpani stava guardando sicuramente una finale di Champions del 96. Sì, o forse Chicago Fire registrato ieri. Vi ho ascoltati, vi sto ascoltando, sono in ufficio, Matteo bravissimo con il rap. Grazie. E a Guglielmoni voglio veramente dire che io ne so ancora meno di lui di Instagram e di tutte quelle cose. Grazie Enrico. No, però Carpani, guardate, dovete farvi raccontare quando ha scoperto Narcos, la serie Narcos. Noi la trasmettavamo alle 11:30, arrivava in ufficio con le borse sotto perché era l'unico che guardava i due episodi fino alle 3:15. Veramente, è vero Enrico? Sì, no, ma non ho scoperto Narcos, ho scoperto Netflix in realtà. Io Narcos la conoscevo già per interposta persona. E poi così, approfittando dell'abbonamento di mia figlia Netflix, sono capitato su Netflix e facevo delle notti insonni terribili. Ha ragione Matteo, la mia produttività in quelle settimane dopo Natale è precipitata. Arrivava, hola, soy Pablo Carpani, è una miseria, Chico, tranquillo. Però diciamo che lui ha fatto l'interimato tuo, sì, Matteo. Sì, è stato con me, Enrico è stato, devo dire, super. Posso interromperti? Sì. Tu in questo momento devi dire, Enrico è stato come un padre, prego. Enrico per me è stato come un padre, è stato bravissimo, un passaggio di consegne quasi naturale, abbiamo diciamo una simpatia reciproca naturale, sì, penso di poter dire, ed è stato un ottimo maestro. Sì. Poi da Luganesi, ricordiamo. Sì, certo, cioè, poi la pochette di Enrico ogni tanto gliela rubo, la metto anch'io, faccio un giro per sentirmi veramente figo, tutte cose così. Diciamo che se tu sei Gesù, lui è Giuseppe. E tu sei Maria. sempre sul limite. Sì. Ok. No, però con Enrico... Enrico, veramente, sì, certo, devo dire, Enrico un grande maestro di vita dal punto di vista anche della nostra azienda, la conosce, penso di poter dire, Enrico, in tutti i dettagli, tutti gli angoli. Enrico Carpani, prima Casolini... Lo lasciamo parlare o non dice niente? No, perché voleva... Perché lui è il monologo. Sto ascoltando con grande interesse, vai. Tu sei intervenuto perché Casolini ha detto che un giorno si potrebbe scombinare tutti i ruoli e te finisci a insegnare matematica alle 4 di mattina su RSI La 2, e quello ti ha fatto ridere. Perché no? Si potrebbe provare. Non mi dispiacerebbe, io sono un notturno come Matteo sa, e quindi io alle 4 di mattina potrei stare lì, magari non a fare matematica, qualcosa. Però un monologhino lo buttiamo dentro. Un monologhino lo potrei anche fare, sì, una TED, come si dice adesso, una TED. Una TED. Grazie, va bene, Enrico. Grazie Enrico Carpani, grazie. Ciao Enrico. Ciao, buon lavoro a te. Adesso ci sono le domande del professor Joas. Vai.
Giorgio. Adesso, proprio adesso. No, io non ho domande. Io ho ricevuto dei messaggi. Chiedo venia. Ho ricevuto dei messaggi perché c'è tanta gente. Posso chiedere un favore a Igor Gianola in regia? Puoi abbassare del tutto il microfono di Casolini, per favore? Grazie. Praticamente sono 7 messaggi di gente che ti vuole che tu li segua. Ad esempio ci scrive Rita, scrive dal Ritom: da quando sei tornato tu guardo solo la RSI, ormai non cambio più canale, potrei buttar via il Telefunken. In cambio mi seguiresti in Insta? Sì, va Rita. Bene, è uno. Rita allora, cosa? Rita dal Ritom. Non so se il cognome o l'ubicazione. Io cerco Rita dal Ritom. Rita dal come... Ritom, dovresti altafeusi. Underscore come Guglielmo. Al Cercum. Allora, scrivono anche... Ciao, siamo Lara e Ugo, per gli amici La Razza e Ugazzo. Ci mandi un però follow... Mi cadi sempre su queste piccole cose. No, in che senso? Limite, andiamo. Limite. Lasciamo ci mandi un follow al nostro amico Pedro che si trova in un periodo di difficoltà dettato da mancanza di followers. Letalment post, la seguis neanche alla sua mam. Ciao Matteo, sono Paolo da Viganello. Mi lo so già su Insta. Sai chi me l'ha chiesto prima? No, Guglia. Sì. Mamma mia, sai che mi ha chiesto apposta, fai una domanda anche sul mio conto perché chiesto. Voglio che mi segua. No, mi sono seduto qua di fianco e mi fa, posso dirti una cosa? Sì. Dico, sì, dimmi Paolino, mi tocca con la solita mano gelata, gelida, adesso è un po' che non tocca, ma comunque mi tocca con la mano gelida e dico, dimmi pure, apriti. E mi dice, sai che non mi segui su Instagram? Non io non lo sapevo, devo dire la verità, non lo sapevo, no. Pensavo di seguirlo. Beh, ovvio, cioè, milioni di followers, cosa te ne frega a te di Paolo Giuga Guglielmoni che usa un Nokia 3310. Per fare le storie su Instagram. Adesso lo seguo. Ma che noi che abbiamo fatto psicoterapia sappiamo che comunque a lungo. A lungo. No, io entrambi. Matteo sappiamo guardarsi dentro per essere meglio fuori. No, tu non mi seguivi non perché era un'inconsapevolezza, perché alla fine ti sei detto "Ma chi me lo fa fare?". Sdraiati, se vuoi parliamo, non c'è problema. Sei junghiano o freudiano? Junghiano. Allora, io interista. Altro messaggio. altro messaggio, per favore Guga. Uela sum al Vito, al Mefieu, al Sociama Vitello. La Madonna Marta e la Metosa Martella, i Vurares che ti seguissate in Facebook perché i Gamia Frank per Instagram. Diciamo che Instagram è gratuito. Le gratis. Le gratis. Allora, ciao, sono Maretta. Onde per cui litigo spesso col mio tipo perché non vuole che ti segua. Mi followeresti tu per primo, Matteo? Vediamo. Buongiorno, chiudiamo con il messaggio. Buongiorno, mi chiamo Ladro, abito tra Trevano e Cadro. Mi segui PF che ho scommesso una lima che mi avresti seguito. L'ultima volta che qualcuno mi ha seguito era un polotto. Vabbè, vedi tu. Vedi tu. Ascolta, il pezzo di Balmelli non male però, eh. No, non male, molto buono. Spero che i miei figli non ascoltino questo momento radiofonico però. Nonostante sia la canzone preferita di Matteo Pelli, questa, andiamo a leggere un po' di messaggi mitici, ci mandano una foto da casa. Il tapis roulant non è mai stato così piacevole. Un saluto da Camorino, infatti spieghiamo, è buia la stanza. Spieghiamo perché però, perché Matteo Pelli nelle sue stories, che io riesco a vedere, c'è qualcosa. No, tu hai praticamente, tu cominci il workout tipo alle 5.55 di mattina, tipo Bruce Willis in Unbreakable, vai sul tapis roulant. Sì, io faccio palestra, allora devo dire, prima dell'arrivo del quarto figlio facevo sempre la mattina prestissimo. Sì. Adesso faccio spesso la sera, però tutti i giorni faccio la mia morning routine, c'è la mattina evidentemente di 20-25 minuti. Bene. Sempre. Ma io non capisco. Ricordiamo che Balmelli fa palestra di cognome. Allora andiamo avanti a leggere i messaggi. Vi stiamo guardando io e la mia bimba Camilla. Ciao Camilla. Non ci crederete mai. Ciao Camilla, ti salutiamo. Se la ride pure lei e ha solo 2 anni. Sì. Questo vuol dire che raggiungiamo una comicità. Quella. Vabbè. La tua, Nick. Pronto? Sì, la mia. Sì, sei aspetta, alto come un bambino di 2 anni. Allora, tra di voi è proprio amore. Ci hanno mandato un video di quando conducevi, credo, attenti a quei due, indimenticabile Eros con Matteo Pelli. Ah, sì, come no? C'è su YouTube, tra l'altro, è stata una delle puntate più incredibili della storia di quel gioco. Possiamo dire che era infame chimica totale? Ma allora, diciamo che era il momento di... Tra l'altro lui ha chimica cambiato sicuro. Completamente, è un ultra trailer, corre. No, sì, è un tipo spettacolare. Ha abbandonato le Rizla. Allora, fa piacere sentire la voce di Matteo Pelli alla RSI. In questi anni, soprattutto alla tele, è mancato. Sentendolo si ritorna indietro di qualche anno a Spacca 13. Va bene comunque, grazie all'ascoltatore, sentirlo alla radio. Anch'io ho dei video con Pelli, anch'io ho una foto con Pelli. Insomma, è impazzito. Come si chiamava la valletta lettone che avevi a Spacca 13? La Giulia, una ragazza carinissima, tra l'altro. Spettacolare. Prego.
Prego cosa? No, no, abbiamo Bolzani. Non no, no, c'è Bolzani niente. Adesso. Okay. Cambiamo allora, abbiamo un'atmosfera, cambiamo un attimo atmosfera perché è arrivato in studio Antonio Bolzani grande con una Antonio. Puntata di Controcorrente. Ciao, ciao. Che poi io sono un grande fan di Antonio Bolzani. È mica l'unico nella Svizzera italiana, Bregaglia, Grigioni Italiano, Cantonuri, Soletta, Glarona, Turgovia e Zurigo a sostenere, sentire, ascoltare, continuare a... anche a correggere, perché noi siamo a servizio del pubblico, del servizio pubblico controcorrente. Allora la puntata di questa mattina, buongiorno da Antonio Bolzani, Gianni Zocchi alla regia tecnica, la puntata di oggi è il ritorno di Matteo Pelli alla RSI, raccomandato o meriti sportivi? Ci scrivete a controcorrente, ricordiamo un Matteo Pelli arrivato qui da ragazzino, è andato via e ritornato in un modo immarcescibile, granitico, incontestabile, incommensurabile, tracimante, tracotante. Abbiamo la prima telefonata a controcorrente, Matteo Pelli meriti o Matteo Pelli non meriti? Pronto, con chi parliamo? Buongiorno. Io pronto, ciao, sono la Francesca. Francesca, buongiorno, da dove ci chiama? Da Braccio. Da Braccio. Lei è una fan di controcorrente, Francesca? Bolzani, ti te parla di una della gente di Luganto, parla mai della gente in su, della allora, Mesoncino. Allora, Francesca, nelle mie trasmissioni, la notte degli Oscar, controcorrente, i telegatti, il Festival Bar, la consulenza, mille voci, abbiamo sempre dato spazio al pubblico, non le piace controcorrente, vada a pescare a Ritton. Prossima telefonata, pronto? Allora, intervengo un attimo, per non parli la vita privata di Pelli. Bolzani, che... pronto? Sì, parliamo pronto, dei quattro. Pronto, con chi parliamo? Sono Cesco. Cesco da? Da San Bernardino. Prego Cesco, pronto. Vorrei dire che mia, se vadrei a fare la malta col polenta matic per revocare una diga dall'Uzzù. Sì. Ma funziona la godkilla, siete incantati. Faremo la prossima puntata sulla polente, sulla diga dell'Uzzù. Ne dedicheremo una puntata, sì. Chiudiamo la telefonata alla vignetta autostradale. È giusto tenerla cartacea? La volete digitale oppure, come ha già detto però, il collega Lorenzo Mammone, sottocutanea? Attimo, Antonio, il maestro Pelli accetta anche domande sulla sua vita privata. Allora, quattro figli, su quattro Matteo. Figli qualcosa dobbiamo quattro dire. Quattro figli spaziali, il più piccolo ha 3 settimane, Edo, il più grande Leo ha quasi 6 anni, li fa in settembre in verità, 5 anni e mezzo, e poi ci sono Luce e Nino, quindi siamo 3-1 a livello di, cioè, sì. 3 maschietti e una femminuccia. Cioè, comunque non c'è dietro, diciamo, una credenza nel fare continuamente figli. Cosa intendi? Vai più a fondo. Mandiamo una canzone per favore. Salutiamo la moglie anche. Infatti. Eleonora, strepitosa. Bellinzonese, brava Ele. Oh, questo brano piace. Questo è bellissimo. Maestro Pelli. Bellissimo. Beh, Nuttini. Sì, l'ho visto dal vivo io al Castello di Bollate. Sì. Che è peccato che non sei rimasto giù. Ma Guglielmo, ti hanno scombinato le pastiglie. No, ma è in forma il Guga stamattina. Dico. Dice la stessa cosa a sua moglie. Te bevi l'uomo al team. Allora, io ho un piccolo trivia. Scioccovo, lui è un sì, no, ma old schooler. Sì, guarda, io ho un trivia per Matteo Pelli. Trivia? Delle domande. Allora, sarà impietoso, sì. Con la prima domanda. Vai. Sarà impietoso, nessun rispetto per il tuo ruolo di superiore supremo. Qual è la qualità che apprezzi di più di te stesso? Il fatto che profumi di sandalo anche dopo il tapis roulant delle 5 o che sei bellissimo? Diciamo, se è bellissimo. Ma facciamo la A e la B, mi sembra più giusto comunque. Grazie. Niccolò più rivoluzionario, Niccolò Copernico con la teoria eliocentrica o Niccolò Casolini con la teoria egocentrica? Niccolò Castelli. Bravo, con la, sì, con la, Soletta, con la teoria Soletta. Meglio Soletta che mal accompagnata. Qui riferimento è al ticinese Castelli, che è diventato il direttore delle giornate Castelli. Di Soletta, sì. Il maestro o Chateau. Non sapevo facesse anche il direttore di Soletta film. In origine come sarebbe dovuto chiamarsi il programma di Casolini? Lo showman più piccolo del mondo o Casolini Show? Allora, diciamo che il primo era giusto, il secondo è avvenuto. Però allora, grande sportman Casolini che ride. Ma un grande autoironia. Ma quando uno è bravo può permettersi anche di avere alti e bassi. Fa parte della nostra grande professione. Io feci uno dei più grossi flop della televisione della Svizzera italiana con Vera TV, che a voi non tantissimo. Vi ricordate. Sì. È stato un programma dove io ero lanciatissimo, arrivavo da Giochi Senza Frontiere, da Miss Svizzera, cose del genere. Ero convinto di essere praticamente il nuovo Fiorello, Gerry Scotti e Carrà insieme, però, perché ognuno di loro mi rappresentava poco, quindi io potevo rappresentare i tre molto bene. Feci un flop pazzesco, la pagai tantissimo, cioè? Tantissimo. Perché
tu cioè, pagare cosa vuol dire? Adesso ci faccio una domanda. Pagare vuol dire questo: che tu parti, sei un conduttore da cui non si aspettano molto, va bene, perché hai i capelli in testa, perché sei un po' nuovo, perché in qualche modo hai uno spirito di improvvisazione che può funzionare, malgrado evidentemente zoppicassi dal punto di vista televisivo. Però la gente piaceva, poi c'era Giochi senza frontiere, quindi programmi di successo che ti supportano malgrado te, ma sì, tu non lo capisci lì, evidentemente. Mm. Poi abbiamo fatto questo programma dove io veramente ero fuori luogo, cioè non riuscivo, ogni volta che andava in onda ci stavo male. Ma sì, dopo e mi ha fatto bene. E dopo cosa ti è successo? Avevo deciso di smettere. Ah, la tele? Avevo deciso di smettere, poi sono stato richiamato e alla seconda, terza volta ho detto vabbè, ci riprovo, e da lì diciamo è partita una grande storia d'amore, direi, con Spacca 13, poi con, vabbè, con Zero Vero, con tutti quei programmi che conosciamo un po', perché alcuni sono ancora in onda. Poi attenti a quei due, poi tutto quello che è accaduto. Però il fallimento del nostro lavoro è fondamentale, perché noi siamo molto auto-ispirati ed ispiranti per noi stessi. E invece è importante prendere qualche facciata ogni tanto, sì, per dire wow, posso fare meglio. Mi scusi maestro, ma questo apologo significa che Casolini deve fare 3 o 4 mesi giù alle acque luride vicino all'autostrada? Non è un vero fallimento quello del Nico, perché diciamo che la struttura del programma non era giusta. Lui ne è uscito comunque bene, perché la gente gli vuole bene, perché i bambini lo vedono come un cartone animato, perché quelli molto alti non lo vedono. Quindi queste tre cose. Hai detto di non fare body shaming, poi lo fai. Scusa, okay. Nicolò, scusami. No, ma scusami. Figurati, io mi inchino. Però il fallimento allora, è importante. Fondamentale. Okay. Ricordiamo che Guglielmoni ha fatto Rete 1 anche. Ha fatto sì, una parete. No, lo ricordate voi perché non se lo ricorda nessuno. Vero. Prego. Allora, Matteo, vieni via comunque da Lugano, dal Luganese. Hai sposato una meravigliosa ragazza da Bellinzona. Eleonora certo. Sì. Postizzi. Ora, per verificare. Salutiamo anche il suocero Mario. Meraviglioso. Per verificare dopo alcuni anni di matrimonio a che livelli siamo con la gute integrazione a Bellinzona, ho giusto due domande di trivia. Allora, in mezzo a Piazza Governo, durante il periodo elettorale, sì, troviamo uno Taria o Paolo Acerto? Paolo Acerto, grande Paolo Acerto, no, sull'Otaria. A lui è di una simpatia totale. La smorza, speri, l'Otaria. Vabbè, che mobile... Non è giornalista, cioè, no. Paolo Acerto, no, non so cosa fa. Non ne sono Acerto. Grandissimo. Sei il mio idolo, oltre che il mio capo, volevo dirtelo. Che mobile alloggiava ben visibile nel soggiorno bellinzonese del patron della Cebe Giulini? Un divano o un puff? È in forma, Balmelli in forma. Vuoi andare avanti? Di promozione, per no, me. Chiudiamo. Di recente è stata istituita un'associazione che vuole creare eventi presso i castelli di Bellinzona. Tale associazione prende il nome da una parte della struttura architettonica del forte, no? Del forte medievale. Mm-hmm. Quale sarà il suo nome? Associazione Viva le Torri o Associazione Viva i Merli? E poi cade. Non devo fare cose, questa. Però cade. Lui fa tutto bene. Esagerato. Abbiamo la sbravissima. E allora siamo riusciti io, Guglielmoni e Joel Balmelli a e creare Joel. Juan. Ma sì, Juan Battista Balmelli. Vabbè, quello che... Nome che non esiste neanche. Detto da uno, mi sono molto divertito. Detto però da uno che c'è il femore più corto della penna che c'è in mano. Vabbè. Il sponsor by Bic. Allora, Matteo Pelli nato a Betlemme nel 1978. Aspetta, questa è la Wikipelli. Fai una contestualizzazione. Wikipelli, Matteo Pelli nato a Betlemme nel 78 dopo Matteo. Padre di 4 figli, un cane e un gatto, di Michael Casanova e di 45.000 followers. Inizia alla RSI, che è una televisione di Pellegrini, e la rende un network internazionale. Nella Confederazione la gente lo ferma per Spacca 13, attenti a quei due. Nel 2014 lascia Mamma RSI per andare a Radio 3i, Ticino News, Corriere del Ticino, Cartomanti.org, fruttaeverdura.net, La Domenica e Il Caffè. Amelide prende una squadra caracollante, almeno il 6%, gli indici erano negativi, batte ogni record. A Comano comunque nessuno ha dichiarato di rosicare, avvistati in quei mesi nel bosco di Cureglia, gerbilli e castori e altri roditori. Unico ad avere battuto Belge al Madison Square Garden, Ermotti nella gara delle equazioni, Braglia nelle prescrizioni mediche, Mina negli arrangiamenti, ha fatto più voti di Erasmo Pelli alle elezioni preferenziali a Lugano. Dopo anni di successi, il record viene richiamato da ormai nonna RSI per risollevare una situazione caracollante e irrimediabile.
La pagina Wikipedia è attualmente in costruzione, in quanto non si trovano più aggettivi per descrivere con tanta grandezza del buon compagno di Magliaso, e perché tra poco verrà ripubblicato la riedizione di una sua vecchia opera, Il Vangelo secondo Matteo. Grandio. Bello, bravo, Wikipedia. Veramente una delle cose più cretine che ho sentito nella mia vita, ma meglio fatta però. Molto bene. Veramente. Molto mi bene. Chiedo scusa per tutti i citati insieme a me. Allora, visto che tu ne hai facoltà, noi vai. Adesso siamo alla terza puntata del Villaggio di Rete 3, in onda dalle 8 alle 9, su La 2, e cioè ci chiudi su Rete 3. Ci chiudi o ci fai andare avanti, maestro? Quanto tempo ho? Vai. Hai un minuto, poi c'è. No, è troppo, devo dire, questo morning è troppo bello. No, lo dico con grande sincerità. Sì, ho riso tantissimo con Bottani. Vai a letto presto. No, con Bottani. Vai a letto presto, vai a letto presto, che ci serve. Botta, Botta, vai a letto presto, Botta. Che vedo per te una doppietta. No! L'ho detto! No, no, l'ho detto, l'ho detto. Vedo una doppietta per Bottani. Vedo una doppietta per Bottani. Vai a Berna? Sì, certo. Domenica, certo. 15 maggio? Classico tifoso occasionale. Classica lunch dove si mai a gratis e si beve. No, allora, sono stato tesserato molti anni a Cornaredo. Adesso evidentemente con i bambini un po' più complicato. Sei stato azzurro di sci anche. Bene, sì. Allora no, abbiamo ancora 30 secondi per una mia domanda alla Guglielmoni. Tu hai molti amici importanti, ma hai anche, per esempio, non so, Francesco l'idraulico o Gigi il Brozzone nella tua rubrica? Sì, Gigi il Brozzone no, ma l'idraulico assolutamente sì. Cioè tu sei interclassista, vogliamo dirlo, per sdoganare questo sì, fatto. Sì, ma non che... ti invito a cena. Io sono della tua stessa classe sociale, per cui ci troviamo nei soliti ritrovi. Dobbiamo ringraziare tantissimo Matteo Pelli e fare un grande augurio da buon compleanno alla Tiki. Ringraziamo Igor Gianola in regia, ma alla Tiki facciamo gli auguri. Vai. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tiki, sei più bella di una pianta di fichi. Tanti auguri a Tiki. Tanti auguri a te. Ma grazie. Ciao, grazie. Grazie Matteo. Ciao, grazie Matteo. Ciao ragazzi. Grazie a voi, grazie. Ciao. Grazie.